Ma niente, ero qui, così al mare, che camminavo per fare l'ultra camminata, per buttare un po' giù la pancia, per l'estate che sta arrivando e quindi bisogna rimettersi in forma. Quando mi sono accorto che per terra c'era un ippocampo. Si vede la grande burrasca buttata in terra, appunto questo ippocampo. Questa è la dimensione, tre dita. Allora io inciampato in questo ippocampo, però, cioè, è morto. L'ippocampo morto, non ci si può fare niente. Allora, l'ippocampo come nuota? L'ippocampo nuota così e questo, vedi, ormai è rarissimo l'ippocampo, detto anche cavalluccio marino, per il suo andare appunto così da cavalluccio. Infatti esso, adesso la coda è secca, e vabbè, è morto, altrimenti lo buttavo. Vedi, l'ippocampo. Ecco. Ciao.